2021 Arte Giovane a Confronto, siamo alla seconda settimana di questa rassegna che dura in tutto 3 settimane con 3 argomenti. Si è appena conclusa quella di Pablo De. Oggi invece inizia la seconda settimana, abbiamo Alberto Pagliaro, fumettista noto a livello internazionale, collaborazioni importantissime con Dylan Dog, con testate di inglesi e francesi con i quali lavora ormai a tempo pieno, e ci racconterà l'arte del fumetto, la storia e quant'altro c'è di importante da dire su questo argomento. Il terzo appuntamento, che sarà la prossima settimana, inizierà giovedì prossimo, giovedì 9, te lo faremo con Uova alla Pop, che ci racconterà tutto quello che c'è da sapere sulla street art. Ritornando all'appuntamento odierno, che è quello con Alberto Pagliaro, in questo caso parliamo, come dicevo prima, di fumetto, perché parlare di fumetto, nel caso mio personale, il fumetto l'ho vissuto fin da quando ero un ragazzo, significa che vogliamo anche nutrire, diciamo, un po' tutte le fasce di età, ma in modo particolare, in questo caso, anche per i giovani, che per noi sono un target molto importante. 2021, Arte Giovane a Confronto. Ci troviamo oggi a Villa Trossi Uberti, qui a Livorno, con Alberto Pagliaro. Il secondo appuntamento, parliamo di fumetto. Alberto, parlaci della tua passione sul fumetto e di come è maturata in un lavoro, nella tua professione. Senti, praticamente mi sono seduto sul tavolo da disegno a 15 anni e non mi sono più alzato. Quindi è tutto nato così. Quindi è ancora oggi l'approccio è lo stesso del ragazzino di 15 anni che si emozionava a raccontare storie isolato dal mondo, no? E quindi grazie anche a questa, chiamala sensibilità, attitudine, poi sono stato anche in grado di crescere attraverso poi i miei disegni. Quindi insomma tutto è nato così, un po' per gioco, un po' per così, alla ricerca di un rifugio sicuro dove potermi esprimermi, e poi negli anni è diventato un lavoro, ma per caso, perché semplicemente ho continuato a disegnare, a frequentare l'ambiente e ho cominciato a far vedere i disegni prima agli amici dei miei genitori e tutti a dirmi: no, accidenti, interessante quello che fai. Poi piano piano sono andato a Lucca Comics, ho presentato i miei lavori e ho avuto tante critiche, ovviamente, però insomma, diciamo, mi sono aggrappato più poi ai commenti positivi ed è anche grazie a questi commenti che poi oggi sono maturato. Collaborazioni importanti col Teatro Pavarotti di Modena, sì, editori, esatto, internazionali. Esatto. Raccontaci un po' quelle che sono, diciamo, le punte d'eccellenza del tuo lavoro. Ma guarda, diciamo che ho ottenuto tantissimo. Non mi aspettavo di ottenere così tanto, perché a me interessava solo disegnare. Non chiedevo, per me la vittoria più grande era vivere della mia arte, perché venendo da una famiglia operaia, anche io ho fatto l'operaio, lavoretti, cioè fare l'artista proprio non rientrava tra le possibilità, perché c'erano proprio altre necessità, ecco, tra altre impellenze. Sono riuscito. Sono grandi soddisfazioni. Sì, 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 sicuramente sì. Devo dire, sicuramente la prima vittoria è stata forse farmi accettare dalla mia famiglia, far capire loro quello che volevo fare, quello che ero. Poi dopo sono arrivati anche gli editori internazionali, fondazioni teatrali, ma è un qualcosa in più. In realtà il mio traguardo più grande l'ho ottenuto intorno ai 20 anni, quando non mi conosceva nessuno, ma comunque avevo intorno a me persone care che mi stimolavano, che mi volevano bene, insomma. Quindi per me è stato quello proprio la mia pubblicazione, il mio successo più grande è stato quello, l'idea di emanciparmi grazie al disegno, la possibilità di poter vivere della mia passione. Quella è stata la mia
più grande vittoria. E vorrei anche ricordare alle persone che in questo progetto abbiamo questo incontro qui a Villa Trossi, però potranno visitare una mostra nella sede di rappresentanza della banca in via Rossini qui a Livorno, dove te presenti anche dei bellissimi ritratti anche di tua moglie Marta, quindi il rapporto Musa Marta ce lo puoi un attimo raccontare? Beh, Marta, prima di essere mia moglie, è stata la mia musa, il mio sogno, il mio desiderio. E per anni ha incarnato il mio desiderio e poi dopo ho avuto così, ci siamo incontrati per bene, diciamo, e dopo una lunga relazione è diventata mia moglie e ho continuato a disegnarla. Prima la sognavo e poi ho trasformato quei sogni in ritratti, e che mi danno molta soddisfazione perché è anche un modo per raccontarmi. Certo. Raccontare un amore, una mia sensibilità, racconto una donna straordinaria, per me fondamentale, e in più mi serve anche a me per staccarmi anche dal fumetto, certo. Sì, perché comunque venendo da una scuola d'arte, in quegli anni di studio io ho fatto di tutto, quindi facevo addirittura fumetti, li ho fatti gli ultimi anni dell'istituto d'arte, io ho fatto moda e costume all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze, e quindi per anni ho disegnato figurini di moda, figurini per il teatro. E sei arrivato poi. Costumi teatrali, ho dipinto, ho fatto tante cose. I tuoi prossimi progetti cosa sono? Ma guarda, in realtà è da 3 anni che dico a tutti che ho un disco pronto. In realtà io scrivo canzoni. Sì, scrivo canzoni, le suono male, ma le scrivo e mi vergogno come un ladro e non le faccio ascoltare a nessuno perché sono qualcosa di veramente personale, però ecco, vorrei trovare il coraggio quest'anno di riuscire a incidere per bene tutte le canzoni. In bocca al lupo per il tuo lavoro. E io ti ringrazio per tutto. Grazie a te. Grazie a ciao. Voi, ciao.